Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa credenza. Ognuno l'ha da tenere il suo pensiero. Questo solo per introdurre una segnalazione pervenutaci al nostro numero WhatsApp. Perché ogni tanto è anche giusto elogiare chi lavora per il bene del proprio paese. Guardate questa clip. Queste sono le dimostrazioni che le cose con la volontà si possono fare. In un paese in cui pare che esista soltanto il lamento, testimoniare pratiche virtuose può sembrare anche un atto rivoluzionario, e forse lo è. Abbiamo attraversato l'Italia alla ricerca di sindaci e amministratori in grado di distinguersi nel rapporto con la gente, con un'attenzione all'ambiente e alla vita della comunità. E molto spesso non si tratta di appartenenza a una bandiera politica, ma di semplice fedeltà a un compito, quello di servire il bene comune. C'è il rischio che sia tentati sia sindaci che privati di comune accordo alla prostituzione del territorio, cosa che vedo fare con molta leggerezza da molti miei colleghi. Se tu hai una bella sorella o una bella moglie e la prostituisci, i soldi ce li hai, ecco, il concetto è lo stesso. Se tu hai un territorio e lo prostituisci, i soldi ce li hai. Poi ti resta che la moglie invecchiata e il territorio rovinato, ecco, insomma. Gravellona è rimasta indietro nell'industrializzazione perché la terra è fertile e gli agricoltori non sono stati propensi a vendere la terra da cui ricavavano poco reddito. E il paese è rimasto come un paesino di una volta, come il paesino di Pinocchio, con la chiesa in mezzo, le casette tutte in giro. E questo oggi, dal punto di vista paesaggistico, è un valore. Cioè abbiamo cercato di valorizzare il fatto che eravamo rimasti dietro dal punto di vista industriale. Nel borgo abbiamo messo una galleria d'arte, un libro d'arte all'aperto di pittura dell'Ottocento italiano. Abbiamo cominciato a arredare il paese, per esempio c'erano delle cabine dell'Enel che erano bruttissime e allora le abbiamo messo gli occhi al naso, le abbiamo tirate delle cose allegre, c'erano dei muri di cinta che facevano pietà, gli abbiamo messo su delle figure, all'ingresso del paese abbiamo messo delle pecore che, siccome sembra che attraversino la strada, tendono un pochettino a rallentare il traffico. Dipingendo alcune case, anche i vicini hanno detto anch'io la dipingo. Cioè, c'è stata una maggiore attenzione alla manutenzione estetica della propria casa, che poi è, uno cammina per le strade, le case altrui sono il nostro paese. Speranza che ci siano sempre più testimonianze positive, vi saluto. Alla prossima!